Passo la parola, sì. Va bene, allora facciamo un break, sì, perché abbiamo salutato un po'. Dai, diamo altri 5 minuti e poi dopo passiamo. Va bene. Slide, perché a questo punto faccio prima forse così. Allora, ti racconto in maniera veloce, perché non voglio parlare del mio libro in maniera esclusiva, perché preferirei veramente sentire anche gli altri due ospiti che sono più che mai importanti da ascoltare. Nel libro in pratica è illustrato questo sistema della mafia dei colletti bianchi, e ripeto, la mafia dei colletti bianchi che per me esiste fortissimamente anche in questa provincia, e di cui nessuno vuole parlare. Già dal primo capitolo la storia comincia con le preoccupazioni di un industriale mantovano che non sa come smaltire le scorie radioattive della propria acciaieria. Lui si appoggia solitamente a un carissimo amico che lavora nell'edilizia, che lavora come scavatorista, che lavora come produttore di inerti, eccetera, eccetera, però questo tizio è nei guai per via di un'interdittiva dell'antimafia. Dopodiché, alla fine, dopo varie discussioni litigate, riescono a contattare Michelangelo De Luna, che è un siciliano, presidente di una holding di costruzioni e di produzione di inerti. Questo tizio è molto potente, molto capace, molto ben inserito nella società, diciamo bene, di Bologna, perché la storia si ambienta a Bologna, ed è il consorte della prima donna della politica locale bolognese, cioè un consigliere regionale del partito di maggioranza. Praticamente Marica Santanelli, si chiama così questa donna, questo politico, è l'anello di congiunzione tra gli interessi della cosca mafiosa di Cosa Nostra e i fondi neri da garantire al partito di maggioranza che le rappresenta. Quindi la storia è tutto quello che questa donna riesce ad organizzare, cioè come influisce, come seduce, visto che è una bella donna, come seduce o comunque riesce a ricattare il presidente della multi utility bolognese, che si chiama Game Spa, e come lo costringe praticamente a stare al gioco, cioè quindi a concedere gli appalti che riguardano l'inceneritore o la discarica agli amichetti siculi, oppure come riesce a gestire gli appalti in maniera che gli appalti, non so, del palazzetto del ghiaccio di Bologna, che poi saranno da replicare in tutte le città d'Italia, vadano sempre senza gara o comunque per affidamento diretto a qualche società, sempre che fa parte dell'holding del marito, cioè quindi praticamente i soldi devono sempre finire nelle tasche della mafia. La storia chiaramente ha una bella sovrapposizione con i fatti che sono qui accaduti anche a Poiatica. Chiaramente io non voglio essere querelata per nessun motivo, perciò la storia io la reputo di fantasia, perché comunque i personaggi sono di fantasia, non troverete nessun nome, nessuna persona che possa essere sovrapponibile alla realtà, però è anche vero che è un libro dove non ci sono degli effetti speciali, cioè non vi trovate con un giallo, con degli omicidi cruenti, con l'azienda che prende fuoco, perché io non avevo bisogno di effetti speciali, c'è già la realtà che ha degli effetti speciali qua a Reggio Emilia, quindi mi è già abbastanza quella. Comunque ho voluto parlarvi degli inciuci che si fanno in Sicilia, perché io sono convinta che gli inciuci comunque anche in Sicilia si facciano, tra Reggio Emilia e la Sicilia, in particolare Palermo, e che ci siano, perché basta poi guardare in rete, trovate un fiore di documenti, se mettete i nomi di qualche grosso colosso dei poteri forti, non facciamo nomi, di Reggio Emilia o comunque della regione Emilia Romagna, vedete che i collegamenti con Palermo ci sono fortissimi, da anni. E nessuno fiata, e nessuno indaga, e nessuno fa intercettazioni. Quindi questa è una cosa assolutamente... Io mi sono voluta togliere, diciamo, i sassolini dalle scarpe proprio scrivendo questo libro, perché non ne potevo più del silenzio. Allora, non trovi un giornalista che possa pubblicare praticamente le tue intuizioni, perché purtroppo tu puoi scrivere anche una letterina a un giornale, ma devi basarti sui fatti e su cose provate. E ripeto, la mafia dei colletti bianchi è una mafia che tu non puoi provare. È una mafia che è certificata, autorizzata e avallata, diciamo, da un sistema, da tutti gli amministratori, diciamo, della cosa pubblica, no? Quindi quando ci sono consulenti e tecnici che sono a soldo del più grosso partito della maggioranza, ovviamente chi è che fa l'antimafia? Se tu non appartieni a quel partito non puoi permetterti di dire parlo a nome dell'antimafia o faccio un discorso contro le mafie, perché tu sei fuori da sempre. Anche qualche commento un po' salato su Facebook, me l'aspettavo forse anche di peggio, però ripeto, il fatto di dover snobbare anche questa serata dicendo ma tanto non c'è il tal personaggio, con tutto rispetto ci sono persone validissime nella lotta contro la mafia, io penso